Tagli all'ARS, burocrati nel mirino, Crocetta e Ardizzone lavorano a un disegno di legge. Quest'anno a Palermo la parola d'ordine per Natale è pedalare. Deontologia e riforme nella professione giornalistica, un cammino appena iniziato, convegno oggi a Palermo. Buonasera, bentrovati a questa seconda edizione del giornale di Media News di oggi, lunedì 10 dicembre. Il presidente della Regione siciliana, Rosario Crocetta, dopo aver annunciato i tagli agli stipendi dei parlamentari regionali, adesso prende di mira gli stipendi d'oro dei dipendenti dell'Assemblea regionale siciliana. Il governatore lavora insieme al presidente di Sala d'Ercole, Giovanni Ardizzone, per portare in aula un disegno di legge per tagliare le buste paga più esose. Vediamo. Non è stato un intervento estemporaneo quello di Rosario Crocetta alla trasmissione Agorà, in cui ha ribadito la necessità di accompagnare ai tagli ai costi della politica quelli agli stipendi d'oro della pubblica amministrazione. Il presidente della regione sta lavorando con il nuovo presidente dell'Assemblea regionale siciliana Giovanni Ardizzone, perché è proprio dal Parlamento siciliano che dovranno partire le sforbiciate agli stipendi d'oro e per arrivare a questo risultato serve una legge approvata dagli inquilini di Sala d'Ercole. Durante tutta la campagna elettorale Crocetta ha sempre ribadito, riferendosi all'ARS, come non sia sostenibile che un segretario generale guadagni 400.000 euro all'anno lordi, ma anche altri burocrati hanno buste paga più che abbondanti. Il segretario generale aggiunto, per esempio, guadagna poco meno di 12.000 euro al mese. Meno abbienti, ma sempre molto benestanti, i consiglieri parlamentari che con gli scatti di anzianità possono arrivare a più di 9.000 euro mensili. Gli stenografi percepiscono dai 2.500 euro per i nuovi assunti a quasi 6.300 per i più anziani. In coda a questa speciale classifica, dove in tanti vorrebbero poter entrare, gli assistenti parlamentari. Per loro 1.500 euro all'ingresso nella pubblica amministrazione, che però possono diventare 3.700 per i più anziani. Oggi l'assessore regionale al lavoro, Ester Bonafede, ha incontrato le parti sociali in assessorato per discutere sull'accordo quadro propedeutico all'attivazione della destinazione delle risorse della successiva delibera di giunta per attivare il pagamento della cassa integrazione in deroga per GESIP. I rappresentanti sindacali e delle aziende sono stati informati che le risorse destinate a GESIP, che ammontano a circa 13 milioni, sono risorse aggiuntive che dunque viene assicurata copertura finanziaria per tutti. Il presidente Crocetta a tal proposito ha convocato per domani una giunta d'urgenza nel corso della quale verrà fatta la proposta di integrare la scorsa delibera con una specifica che richiama l'intesa raggiunta nell'incontro avvenuto a Roma qualche giorno fa tra il ministro Fornero e il presidente della regione, incontro a cui ha preso parte anche il sindaco di Palermo Leoluca Orlando. Dopo questo passaggio formale l'assessore al lavoro potrà predisporre il decreto da inviare all'INPS nel giro di pochi giorni si potranno pagare i lavoratori. Baldo Gucciardi è il nuovo presidente del gruppo parlamentare del Partito Democratico all'Assemblea regionale siciliana. Gucciardi, 55 anni, dirigente dell'ASP in aspettativa. La terza legislatura è stato eletto oggi nel corso di una riunione del gruppo con 11 voti a favore e 6 astenuti. So di ricoprire un ruolo difficile anche in considerazione del fatto che quello del PD sarà il gruppo parlamentare all'ARS più numeroso. Ha commentato Gucciardi, lavorerò per costruire una unità formale e sostanziale nel gruppo per sostenere in Parlamento l'azione riformatrice del presidente Crocetta. Soddisfazione è stata espressa anche dal segretario regionale del PD Giuseppe Lupo. Unificare e rafforzare i rapporti tra l'agricoltura siciliana e nazionale, costituire un tavolo permanente con la regione per affrontare le emergenze e incentivare politiche che diano slancio al settore. Queste alcune delle proposte del nuovo presidente della Confederazione Italiana Agricoltori in Sicilia, Fabio Moschella. Moschella è stato eletto all'unanimità dall'Assemblea regionale della CIA, la Confederazione Italiana Agricoltori. 58 anni, siracusano, imprenditore agricolo, Moschella è socio amministratore di Campisi Italia, presidente del consorzio IGP Limone di Siracusa, vicepresidente vicario regionale della CIA siciliana, presidente della CIA di Siracusa e vicepresidente nazionale della CIA. Succede a Carmelo Gurrieri.
I gestori delle pompe di benzina di Catania aderiranno allo sciopero nazionale indetto da FAIB Confesercenti, FEGICA CISL, FIGISC ANISA Confcommercio in programma sulla rete ordinaria autostradale il 12 e il 13 dicembre. La protesta è conseguenza diretta del comportamento dell'industria petrolifera che continua a negare anche il più elementare rispetto delle norme di settore, spiegano i rappresentanti provinciali delle organizzazioni di categoria. A questo, sottolineano, si aggiungono il calo dei consumi da parte degli italiani e le accise che gravano sui costi della benzina. I distributori rimarranno chiusi dalle 19 dell'11 dicembre alle 7 delle 14 sulla rete ordinaria e dalle 22 dell'11 alle 22 del 13 dicembre sulla rete autostradale. Cambiamo decisamente argomento. Quest'anno la parola d'ordine a Natale a Palermo è pedalare. Vediamo perché in questo servizio. Questo Natale è dedicato a coloro che ogni giorno pedalano, che cercano di pedalare per mandare avanti questa città in un momento gioioso come il Natale e in tutti i giorni dell'anno davanti alle tante difficoltà, con tante speranze e progetti di cambiamento in una città in cammino che si illumina e va avanti grazie alle pedalate di tutti noi. Parola di Leo Luca Orlando. Il sindaco ha inaugurato l'albero di Natale di Piazza Castelnuovo, che quest'anno sarà illuminato grazie alle pedalate delle 10 biciclette collegate da una dinamo all'albero, un impianto ad impatto zero. Ma non solo i cittadini, a pedalare anche l'amministrazione per cercare di risolvere i tanti, troppi problemi della città e di districare i molteplici nodi, in testa alla GESIP. Domani ennesimo incontro per cercare di capire se i dipendenti dell'ex municipalizzata spetta o meno la cassa integrazione. Orlando ritiene che domani possa essere il giorno della svolta per i lavoratori, per l'amministrazione comunale e anche per la credibilità, ha detto, di un governo nazionale e di un governo regionale che francamente l'ha portata a mala figura. Un bimbo di 2 anni è rimasto ferito nell'incendio scoppiato nella sua abitazione in via Sopra le Mura di Santa Teresa a Palermo. Il rogo sarebbe stato causato da un cortocircuito nel condizionatore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. A causa del forte maltempo, al largo di Palermo, una nave cargo per il trasporto delle merci è stata investita da un'onda anomala. Intervento di carabinieri e capitaneria di porto per i soccorsi. Vediamo. Il gelo e il maltempo attanagliano la Sicilia. Un'onda anomala ha provocato ieri l'inclinazione dell'Eurocargo Cagliari della compagnia di navigazione Grimaldi proveniente da Livorno e attesa a Palermo, facendo finire in mare 12 tir e semirimorchi che erano imbarcati sul traghetto. La nave era a circa 20 km dal porto del capoluogo siciliano in attesa di un miglioramento delle condizioni meteo. L'incidente è stato causato dal mare grosso e dalle forti raffiche di vento che soffiavano a oltre 40 nodi. Il cargo ha perso in mare parte del suo carico senza causare fortunatamente altri danni. Dell'accaduto è stata informata la Capitaneria di Porto, che ha subito diramato l'allarme per i soccorsi alla centrale operativa dei carabinieri del Comando Provinciale di Palermo. Un elicottero ha costantemente monitorato i soccorsi e le persone a bordo del cargo. Due di questi autoarticolati erano carichi di frutta, uno era vuoto e gli altri trasportavano pacchi vari. La nave è adesso ancorata nel porto di Palermo. I mezzi sono caduti in acqua in un tratto di mare con una profondità di 500 metri, hanno detto dalla Capitaneria di Porto. Li abbiamo individuati, ma per ora le condizioni atmosferiche non sono buone. Vedremo nei prossimi giorni se sarà possibile recuperare qualcosa. Adesso ci fermiamo per un po' di pubblicità, tra poco. È arrivato il digitale terrestre. Basta un decoder o un televisore con sintonizzatore integrato per poter ricevere la nuova offerta televisiva. Continua a seguire le nostre TV sul digitale. Tele One sul canale 19, Antenna 1 sul canale 185 e Video One sul canale 196. Non perderci di vista. Posizionaci tra i preferiti o ricorda le numerazioni. Potrai anche vederci nelle province di Catania, Caltanissetta, Enna e Ragusa. Più copertura, più qualità, più servizi. Seguici sul digitale terrestre. Deontologia e riforme nella professione giornalistica. Un cammino appena iniziato a salvaguardia dell'etica. Questo è il tema del convegno che si è tenuto presso l'Istituto Superiore di Giornalismo a Palermo per affrontare con il presidente nazionale dell'Ordine dei giornalisti Enzo Jacopino il delicato tema delle riforme da introdurre nella professione.
Le norme che regolano il comportamento del giornalista e l'informazione oggi in relazione all'articolo 21 e alle sue possibili influenze negative sul lavoro. Al convegno organizzato questa mattina dall'Istituto Superiore di Giornalismo hanno preso parte il presidente dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti Enzo Jacopino e il presidente regionale Riccardo Arena, che hanno avuto così l'occasione di potersi confrontare con i giornalisti presenti. Gli argomenti in casi come questi non mancano mai. La differenza tra libertà di stampa e di informazione alla luce di quello che a volte si potrebbe definire un vero e proprio cannibalismo mediatico, ma anche la carta di Treviso che tutela i minori e la carta di Firenze, la carta deontologica sulla precarietà nel lavoro giornalistico approvata dal Consiglio un anno fa. È proprio quest'ultima carta è quella che questa mattina ha spinto il presidente Arena a fare un appello. L'ordine, ha detto, vuole essere messo a conoscenza di ogni cosa riguardi i collaboratori delle testate giornalistiche. Ma la carta di Firenze ha spinto anche Jacopino a una riflessione sulla recente vicenda dell'ufficio stampa della regione siciliana. Fare un provvedimento, un editto via conferenza stampa, ha detto, per giunta con retroattività della decisione senza un confronto civile, dimostra un'idea padronale insopportabile. Non si poteva poi non fare riferimento alla norma sull'equo compenso, un vero e proprio spiraglio contro lo sfruttamento della professione. Ma nel corso dell'incontro molti sono stati gli interrogativi rimasti insoluti e che con ogni probabilità così rimarranno per la professione. E cioè, c'è davvero la necessità di un nuovo decreto disciplinare, come chiede il presidente dell'ordine regionale? E poi, che tipo di informazione è l'informazione in un paese come l'Italia, gli ultimi posti per la libertà di stampa? Nell'ambito del Forum internazionale dei diritti umani, questa mattina presso la sede della provincia regionale di Palermo è stato affrontato il tema del diritto alla vita e alla dignità nella Sicilia degli anni roventi, in un contesto ad alto tasso di criminalità. E per molti siciliani è stato negato il diritto alla vita, alla dignità, dalla situazione di miseria e dall'oppressione mafiosa, che ha sempre difeso gli interessi dei potenti, dei prepotenti, contro gli interessi delle classi più umili, i lavoratori, gli artigiani. E i siciliani hanno dovuto lottare sin dall'inizio, perché quando è nata la mafia è nata l'antimafia, per difendere il diritto alla vita di tutti e alla libertà di tutti. Abbiamo parlato degli anni 40-50, la Sicilia usciva dalla guerra e la mafia ritornata a opprimere i contadini e le famiglie. Poi negli anni 70 la mafia aveva altri strumenti, era passata dalla campagna alla città, ma ugualmente evitava che ci fossero presenze democratiche, che ci fossero cittadini coscienti. Però grazie all'azione di molti sindacalisti, di molti lavoratori e di molti giornalisti si è riusciti a costruire una rete come Addio Pizzo, come altre associazioni, che è in grado di ribaltare il prepotere mafioso e di dare a Sicilia una speranza nel futuro. Da un lato la memoria serva come strumento per il presente e dall'altro a rendere forti quelli che si sentono isolati, invece unendosi possono raggiungere gli obiettivi concreti per tutta la collettività. Ritorna attesissimo dopo 6 anni ospite del Teatro Massimo di Palermo Claudio Abbado, questa volta alla guida dell'orchestra Mozart di Bologna, composta da giovanissimi eccellenti interpreti affiancati da alcuni solisti di fama internazionale. Il programma musicale è interamente dedicato a Johann Sebastian Bach. Lo spettacolo di questa sera alle 20:30 è l'ultimo della stagione di concerti 2012 del Teatro Massimo. Al Museo Internazionale delle Marionette Antonio Pasqualino di Palermo, ieri sera è andata in scena l'ultima replica dello spettacolo comico Pallonate con la regia di Ficarre Picone. Vediamo. Siamo arrivati a giorno 7 di dicembre al Museo Pasqualino, al Museo delle Marionette. Ci siamo, tutto è pronto, ci siamo proprio tutti. Ficarra, Picone, ci sono venuti a trovare delle persone che per noi sono degli amuleti importanti, come il maestro Burruano, che per noi è un grandissimo portafortuna, per cui questo spettacolo andrà benissimo e ci siamo alle pallonate. Qualcuno ha paura e si scanta di questo concetto di pallonate, però noi rassicuriamo tutti e diciamo solo per quelli che se la sentono, quindi poi noi diremo tante cose, ci sono delle carezze, ci sono dei bei calci di punizione. Lo spettacolo è fatto di tante piccole scintille. Due di queste si chiamano Costanza Licata e Rosemary Enea.
Intanto siamo onorati e fieri di essere partecipi a questo spettacolo, di aver fatto le musiche. Noi abbiamo curato le musiche, per chi non ci conosce appunto, noi dal 2002 abbiamo il gruppo Almadina, quindi questa cosa per noi è stata una cosa molto importante, sia di essere in scena sia di aver curato appunto la parte musicale. Che dire, siamo felici, come dice Rosy, siamo onorate di aver potuto far parte di questo spettacolo, dove appunto noi abbiamo sia fatto le musiche sia siamo in scena e suoniamo, cantiamo e diciamo anche qualche battutina. Che dire, il rapporto con Valentino Picone e Salvo Cicarra è un rapporto bello, di grande stima e di grande amicizia. Loro sono molto pignoli, come è giusto che siano i grandi maestri. Lo spazio culturale della ex cavallerizza di Palazzo Sant'Elia a Palermo ospita fino al prossimo 6 gennaio la mostra Tra sogni, miti e ricordi di Ilaria e Salvatore Caputo, presentata da Aldo Gerbino e patrocinata dalla provincia regionale di Palermo. In esposizione 60 opere dei due artisti palermitani, figlia e padre, fra pitture, sculture, pittosculture e oggetti d'arte sul tema della mediterraneità e classicità, filtrate attraverso una visione moderna e a volte surreale. La mostra resterà dunque aperta fino al 6 gennaio, dal martedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19.30, domenica e festivi 9.13, chiuso il lunedì, ingresso libero. Nient'altro per questa sera, io vi ringrazio per l'attenzione, arrivederci. Situazione meteo di oggi, lunedì 10 dicembre, su Palermo e provincia. Prevista pioggia con locali schiarite, vento da ponente, temperature comprese tra 7 e 15 gradi. Su Catania e provincia, poco nuvoloso con venti da ponente, temperature 7 gradi la minima, 14 la massima. Previsioni per domani, martedì 11 dicembre, su Palermo nuvolosità diffusa, i venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da nord-ovest, temperature comprese tra 11 e 14 gradi. Su Catania nuvolosità sparsa, vento da ovest-nord-ovest, temperature 12 gradi la minima e 15 la massima.